Ciao a tutti, ben ritrovati con me a Cucina con Luca. Oggi vi propongo una ricetta davvero buonissima, di stagione, quindi carciofi gratinati al forno, ma davvero semplicissima. L'unica cosa che, a meno che non li acquistiamo già puliti, dobbiamo appunto pulirli. E per questo vi lascio la mia ricetta, come pulire i carciofi, qua sotto in descrizione. Io invece li ho già puliti e ce li ho immersi in acqua e limone, vedete? Ora andiamo a vedere gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta davvero buonissima. Eccoci qua, carciofi che io ho già tagliato a metà, quindi li ho sfogliati bene, li ho puliti e li ho immersi in acqua acidulata con del limone. E vi ricordo che vi lascio qua in descrizione il mio video su come pulire i carciofi, oppure li potete comprare già puliti, però in ogni caso qualche foglia esterna va comunque eliminata perché magari è troppo coriacea. Poi, semplicissimo, prezzemolino che ho già tritato, questo è aglio che io ho tolto l'anima e poi non ho fatto altro che tritarlo. Poi del parmigiano grattugiato, il pan grattato, del sale fino, del pepe nero o bianco, scegliete voi, olio extravergine di oliva. La prima cosa che faccio è portare a bollore una pentola con sufficiente acqua, che dopo andrò, quando bolle, anche a salare con del sale grosso. Questi sono gli ultimi due ingredienti, acqua e sale grosso, per poter cuocere 3-4 minuti i nostri carciofi, quindi li vado a lessare prima, in modo che poi quando li farcisco li metto nel forno, circa un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo di gratinare, risultino molto morbidi all'interno. Acqua in temperatura, un po' di sale grosso, non esageriamo perché poi metteremo ancora un po' di sale fino nella panure, e vado dentro con i carciofi, 3-4 minuti, non di più. Mettiamo anche un pezzo di limone, così si tengono chiari fino alla fine. Ecco qua, 5 minuti, vedete, fumano ancora, si sono ammorbiditi bene. Già questi si potrebbero, con un filo di olio extravergine, mangiare così. Pronti, li lascio raffreddare e mi occupo della panure. Allora, ho messo in una bulla il pan grattato, dopo vado a metterci il prezzemolo tritato. Vi ricordo che vi lascio le dosi qua sotto in descrizione, però diciamo che il prezzemolo, l'aglio, il sale e pepe più o meno va sempre a gusti, no? Quindi prezzemolo, aglio tritato, e gli ho tolto l'anima come al solito, il parmigiano grattugiato, un pizzico di sale fino, pepe bianco o nero, io abbonderei un attimino qua, una bella macinata, guardate. Ora mischiamo tutti questi ingredienti, e cosa manca? Manca un po' di olio, perché dobbiamo ottenere un composto umido ma sabbioso praticamente, e quindi l'olio lo mettiamo un po' alla volta per aggiungere la densità voluta, no? Quindi parto con un paio di cucchiai. Ecco, è già praticamente più o meno la consistenza che deve essere, sabbiosa, però vado a mettere ancora un cucchiaio di olio nel mio caso, e quindi dobbiamo avere appunto un composto umido, sabbioso e non appiccicoso. Ecco, più o meno così, guardate, è la stessa consistenza che diciamo usiamo per fare le cozze gratinate, no? Vedete, una bella panure così pronta, pirofila, vado giù con un filo di olio che uso come fondo. Ora è il momento dei carciofi, si sono intiepiditi, li apro giusto un attimo, guardate, e vado giù con la panatura,
e schiaccio bene, non ne serve molta, eh? Andiamo anche con le dita, guardate che carini già vederli. Poi dovranno 15, circa un quarto d'ora, 15 minuti a gratinare in forno. E via via che li faccio, li metto nella teglia oliata, qua, tutti vicini. E vado avanti con gli altri, li apro un po', non tanto perché sennò si rompono, eh? Giusto da avere un incavo per appunto la nostra pagnola. Guardate, pressiamo leggermente e vado in teglia. Ecco qua. Guardate già che belli da vedere, circa un quarto d'ora, 180 gradi per 15 minuti, teniamoli d'occhio, devono solo gratinare sopra. Se per caso ci accorgiamo che abbiamo bisogno di accendere un po' di grillo, un po' di ventola, non so, gli ultimi due minuti, lo possiamo fare. Quindi io direi un altro gocciolino d'olio qua e là, così si insaporiscono e gratinano meglio. E siamo pronti per il forno. Ed eccoli qua, un quarto d'ora al forno. Ho acceso gli ultimi 2-3 minuti di grill o ventola, come voi volete. E guardate che bella crosticina hanno fatto. Guardate un po', ragazzi, carciofi gratinati al forno. Cioè, ma davvero sono pazzeschi. Mi raccomando, fatene di più perché i vostri commensali ringrazieranno. Ragazzi, ciao.